Ciao a tutti, voglio parlare in questo video della via di mezzo del buddismo. Che cosa si intende con via di mezzo? Il buddismo e gli insegnamenti di Buddha sono una via di mezzo tra il materialismo e il nichilismo, fondamentalmente, perché il materialismo afferma che tutto è materia, che l'intelligenza è un prodotto della materia, cioè gli atomi si sono, come dire, aggregati in molecole sempre più sofisticate fino ad arrivare a una configurazione tale da produrre una, come dire, da produrre un'intelligenza autoreferenziale, in capacità di avere una coscienza. Cioè, secondo il materialismo, la coscienza è un prodotto, della materia, mentre secondo il buddismo, secondo le filosofie orientali, è la materia che è un prodotto della coscienza. Noi, attraverso la nostra coscienza, quella che nel buddismo viene chiamata anima, si produce la materia, si produce il samsara, fondamentalmente. Il samsara è uno stato di coscienza, cioè la materia è un'emanazione della coscienza. Poi c'è però un'altra via, ancora diciamo più eccessiva, dove in realtà, siccome nel buddismo si parla anche del vuoto, un vuoto luminoso però, un vuoto luminoso è una beatitudine che osserva il vuoto luminoso. Quindi beatitudine è vacuità, la vacuità è questo vuoto luminoso ed è beatitudine è la coscienza che osserva. Quindi l'unione tra beatitudine e vacuità è l'illuminazione, un fuoriuscire dal samsara. Però diciamo, questo concetto di vuoto in realtà ha portato alcune tradizioni a staccarsi ancora di più. Se tutto è vuoto, nulla esiste e quindi se nulla esiste è tutta un'illusione. Anche la materia è un'illusione. Ora, per il buddismo è la via di mezzo. Il buddismo non dice che la materia è un'illusione, dice che la materia è uno strumento per poter sperimentare la coscienza, cioè la coscienza utilizza la materia per evolversi da un certo punto di vista, ma più che per evolversi, per riuscire a purificarsi, tra virgolette. E noi siamo puri e quindi possiamo raggiungere la purezza. Se non fossimo puri, non potremmo raggiungere la purezza, sarebbe un qualcosa che non ci è dato. Ma la materia non è che non esiste, le sensazioni non è che non esistono, esistono soggettivamente, esistono in modo interdipendente da tutto, quindi questo è un altro concetto fondamentale. Risultano, diciamo, completamente collegati a tutto quello che succede. Quindi noi dobbiamo tenere presente questo, che se abbiamo la possibilità di interagire con gli altri, possiamo trasformare la materia e quindi siamo interdipendenti e siamo vuoti di un'esistenza intrinseca. Quindi, ma questo essere vuoti di un'esistenza intrinseca non significa che siamo vuoti in assoluto. E questa è la differenza tra il nichilismo, tra virgolette, ed il buddismo. E quindi il buddismo potremmo collocarlo come una via di mezzo tra il materialismo e il nichilismo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare un video, di fare una domanda e riceverai un video di risposta. La domanda va postata nei commenti e se questo video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!